Per il credente, la luce vera, la grande luce è Cristo venuto nel mondo per portare la luce. Io sono la luce del mondo, proclamò Gesù nel Tempio di Gerusalemme. La vita di Gesù, fatta di opere di insegnamento, è come il riverbero della sua luce. Gesù è la luce del mondo in quanto è la speranza degli uomini, il loro conforto e la loro pace. Egli non cesserà mai di brillare, il suo amore e la sua cura non si spegneranno mai. La luce di Cristo richiede una decisione: continuare a vivere come prima o scegliere di seguire i comandamenti del Signore, abbandonando così i propri peccati. La luce è alla portata di ognuno. Chi non ne approfitta, chi non usa la luce, sceglie di essere condannato alle tenebre, sbaglia la porta, si priva della benedizione qui in terra e della felicità. La luce portata da Cristo deve essere diffusa. I cristiani non brillano di luce propria, ma di luce riflessa. Per questo sono definiti figli della luce. Gesù esorta i suoi discepoli e noi a farsi lampade che risplendono. Voi siete la luce del mondo. L'Apostolo Paolo afferma: il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Vivere nella luce di Cristo significa ardere e risplendere per gli altri.